Buongiorno a tutti, ben ritrovati oggi a lezione di Excel. Bambini, buongiorno! Pronti per una nuova lezione? Via! Dopo aver bisticciato con il maestro, perché volevo che la lezione fosse unica, mi sono reso conto che comunque aveva ragione lui, perché è troppo lunga, quindi dividerla in due parti è stata sicuramente una buona idea. Lo troverete un po' arrabbiato, infatti partirà in quarta con la spiegazione. A dopo, ciao! Aggiungiamo una nuova colonna, va? Clicchiamo su G, la colonna G, inserisci, colonna foglio, qui ci scriveremo ricavo totale, come abbiamo fatto per la spesa. Anche in questo caso diremo ad Excel col pulsantino formato celle di mandare il testo a capo. Ok. Ricavo totale, qui bisogna fare molta attenzione. Il ricavo totale, da cosa ci è dato? Il ricavo totale ci è dato dalla quantità, quindi la quantità è il ricavo unitario, uguale quantità, quindi di 3, perché il numero 15 è contenuto all'interno della cella di 3, per asterisco il ricavo unitario. Ricavo unitario, mi si secca anche la gola, il ricavo unitario che è contenuto nella cella F3. Tasto invio, 300 euro. Guadagno. Non vi preoccupate, non mi sono dimenticato di continuare, l'ho fatta apposta, eh? Guadagno totale. Anche qui formato celle, testo a capo, ok, guadagno totale bruttino, così allunghiamolo poco, bene, guadagno totale, il guadagno totale da cosa c'è dato? Dal ricavo totale meno la spesa totale, quindi uguale G3, perché il ricavo totale della tastiera è contenuto in questa cella, meno la spesa totale della tastiera contenuta nella cella E3. Tasto invio. Eccoci qua. 75 euro. Che significa? Significa che abbiamo aperto questo negozio, abbiamo comprato 15 tastiere dal nostro grossista, dal nostro fornitore. Le abbiamo vendute tutte e abbiamo guadagnato su queste 15 tastiere 75 euro. Vediamo cosa abbiamo guadagnato con la vendita di tutti i mouse e di tutti i monitor utilizzando il trucchetto di prima. Quindi clicchiamo su ricavo totale, pulsantino di completamento automatico e lasciamo. Clicchiamo su guadagno totale. Questo trucchetto, mi raccomando, non lo dite a nessuno. Clicchiamo e trasciniamo. Abbiamo quindi il guadagno totale delle tastiere, dei mouse e dei monitor. Che cosa ci resta? Conoscere il guadagno di tutta la merce venduta. Quindi mi sposto un po' qui. Scrivo guadagno di tutta la merce. Ok, mi porto qua di fianco e a questo punto mi basterà fare che cosa? La somma dei guadagni totali di ogni singolo oggetto venduto. Quindi uguale, lo posso fare in due modi, anzi in tre. Quello più semplice è indicare le celle dove sono contenuti i guadagni di ogni singolo oggetto, quindi I3 più I4 più I5. Pulsante invio, ecco qua, il nostro negozio ci ha permesso di guadagnare
375 euro, vendendo i 15 mouse più i 30, 15 mouse, mi viene, ce l'ho qui dentro, 15 tastiere più i 30 mouse più i 5 monitor, 375 euro. Questo giochetto, naturalmente, sembra un gioco, è molto molto utile. Perché se io aumento la spesa, la quantità, la spesa totale, il ricavo di ogni singolo oggetto, tutto questo foglio di lavoro, adesso mi metto in evidenza con dei colori per farvi capire meglio. Quindi, per esempio, se io adesso invece di 15, ma di 15 tastiere ne comprassi 50, che succede? Cambierà sicuramente la spesa totale, il ricavo totale, il guadagno totale della tastiera, più il guadagno di tutta la merce. Proviamo a premere invio e vediamo se è vero. Ecco qua, addirittura è talmente grande il ricavo che devo ingrandire necessariamente, che ne so, il mouse invece di 10 euro ho un'offerta speciale dal grossista e la pago 5, premo 5 e tutti i valori verranno automaticamente aggiornati. È sicuramente una lezione molto complicata perché siete ancora piccolini, però secondo me voi siete bravi a realizzare questo piccolo foglio di lavoro. Naturalmente lo realizzerete se avete un computer. Se non avete il computer, iniziamo con questo piccolo negozio senza spostarci con le quantità, perché altrimenti abbiamo dei numeri un po' troppo grossi. Se invece ne avete voglia, fate una bella pausa sul video, lo ricopiate sul foglio e naturalmente cercate di ragionare con le formule e non semplicemente ricopiando. Ok? Spero sia chiaro, scusatemi se la lezione è stata un po' lunga e forse noiosa, però Excel ha bisogno di essere approfondito con questi esempi, con chiarezza e senza accelerare le procedure che possono essere a volte anche un po' complesse. Ciao ciao!